Magra è un antico borgo ligure arroccato sul Monte Bastione. Poco più di 8.000 anime, ma stavolta i piccoli hanno gabbato i furbi. Saputo che qualcuno stava preparando il furto della splendida crocifissione di Peter Bruegel il Giovane custodita nella loro parrocchia, hanno chiesto aiuto ai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale. Avvezzi a queste operazioni, i militari hanno suggerito di sostituire l'opera con un falso e poi hanno piazzato telecamere nella chiesa di Santa Maria Maddalena. Ieri mattina, come previsto, due ignoti hanno scardinato con una mazza la teca di protezione e sono poi fuggiti in auto con il dipinto falso. Pensavano ad un colpo facile. Il parroco Don Alessandro Chiantaretto e il sindaco Daniele Montebello, costretti a recitare la parte davanti alla stampa, avevano mantenuto il punto del furto. In serata il bluff organizzato dall'arma è stato svelato, confermato dallo stesso primo cittadino. Ora resta solo da svelare i nomi dei malviventi e magari farsi spiegare dal giovane Bruegel anche il mistero della presenza di quattro croci sul Calvario.